Siamo in compagnia di Andrea Augusto, direttore del Museo Ettore Fico. Ecco, nasce a Torino un museo dedicato ad Ettore Fico. Sì, è un museo che ha voluto fortemente la famiglia, in particolar modo la moglie dell'artista. Il lavoro è cominciato 4 anni fa cercando uno spazio industriale, abbiamo trovato finalmente questo in via Cinia e adesso c'è una casa per questo maestro dell'arte contemporanea del Novecento. Ecco, come mai nasce in Barriere di Milano? Beh, nasce in Barriere di Milano perché noi abbiamo voluto essere presenti in un quartiere che secondo noi è un quartiere con delle potenzialità straordinarie, è vicino all'autostrada, è vicino al centro e poi perché abbiamo trovato uno spazio molto grande proprio qua. Ed è un museo comunque privato che nasce grazie alla sinergia della fondazione dedicata ad Ettore Fico e non solo. Sì, è un museo privato, è una collaborazione tra la fondazione e fondamentalmente un gruppo di persone che hanno voluto investire, in particolar modo la signora Fico. Ecco, attualmente abbiamo presente la mostra del maestro Ettore Fico. Sono 250 opere che percorrono i 60 anni di produzione del maestro. Esatto, e abbiamo però voluto privilegiare le opere in collezioni private, che sono opere che in effetti non sono mai state viste, non sono mai state esposte, e quindi è una mostra totalmente nuova e totalmente inedita. Ecco, che tipi di tecniche utilizza in questa mostra il maestro? Che ne abbiamo viste È diverse. molto varia la tipologia di tecniche utilizzate da Fico in tutta la sua vita, in particolar modo in questa mostra c'è l'incisione, il pastello, la tempera, l'olio, quindi veramente uno share globale, totale. E poi abbiamo notato che non viene solo utilizzata la tela in sé, ma dal cartone al cartoncino ad altri materiali che Sì, vengono anche la utilizzati. tavoletta, insomma, c'era proprio in Ettore Fico una voglia di sperimentare anche diverse tecniche con diversi supporti, diversi materiali. Infatti abbiamo anche notato alcune opere con dei tassi all'interno delle applicazioni in Sì, in tessuto. tessuto, in carta, il collage e poi anche di materiale vitreo, delle perline, delle pietre, insomma, era uno sperimentatore. E utilizzava anche molto il colore, abbiamo Sì, notato. tantissimo. Era un fanatico di colori, poi utilizzo veramente il termine fanatico perché andava a Londra e comprava colori carissimi, Winsor & Newton, pastelli. Nel suo studio conserviamo ancora moltissime scatole di colore completamente intonse e nuove, pronte per l'uso. Questa mostra sarà presente qui al museo fino a quando? Fino all'8 febbraio del 2015. E poi il museo avrà, diciamo, altre mostre ogni circa 3-4 mesi, Diciamo insomma. che abbiamo una programmazione di 3 mostre all'anno che durano circa 4 mesi l'una e subito dopo questa mostra ce ne sarà una dedicata al design in plastica, con opere che provengono da collezione privata e dalla Fondazione Plart di Napoli e sono circa 1000 oggetti che esporremo all'interno del Di uno museo. stesso artista o No, di no, no, artisti no, di artisti diversi? diversi, anche anonimi, che vanno dalla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, fino ai giorni nostri. Ecco, il museo Ettore Fico ha anche un'area educativa. Sì, abbiamo un'area educativa che abbiamo voluto fortemente io e la signora Ines perché pensiamo che sia fondamentale l'educazione all'arte in un museo, se non si fa questa attività per i bambini è come se il museo fosse vivo sulla metà. E notiamo che abbiamo, non solo per i bambini, perché andiamo dai 3 ai 11 anni, dagli 11 ai 19, abbiamo attività per le famiglie, quindi diciamo è una informazione dell'arte a 360 Sì, e gradi. noi vogliamo che sia soprattutto un momento aggregativo, anche proprio per le famiglie, quindi abbiamo messo a disposizione l'area educativa il sabato e la domenica per le famiglie, poi ci possono essere anche dei neph party, dei momenti, feste di compleanno con delle visite guidate, momento educativo e poi la festa per i bambini, quindi abbiamo pensato proprio a delle formule anche molto divertenti e molto ludiche. Certo, adesso andiamo col direttore ad ammirare alcune opere. Ecco, qui abbiamo un'opera che si chiama Eus, è del 1978. Allora, l'opera è ispirata a questa città francese che si chiama Eus, che è in effetti una sovrapposizione di cubi, come potete vedere, sembra quasi un disegno cubista, ma in effetti è proprio la struttura della città che è così, quindi non è una città immaginata, ma è una città reale.
quello che è stato completamente immaginato invece sono i colori, perché Eus è piuttosto bianca, invece Torefico ha voluto colorarla come se fosse un puzzle di tessere, di un mosaico quasi. E la città fa parte di tutto un percorso mentale di Torefico sul Mediterraneo, e lui è stato a Positano, e qui c'è un'altra immagine di Positano, per quello che abbiamo messo in relazione a questa sala, tutte le immagini del Mediterraneo e dedicate al mare fondamentalmente e alle città sul mare. Ecco, qui che tipi di materiali vengono utilizzati? Questo è un acquarello su carta, una tipica esecuzione di questa tecnica, con grande maestria, perché l'acquarello si realizza con un tocco solo e non si possono fare cancellature. Altre due opere del maestro, siamo intorno al 1970, abbiamo Sedia Rossa e a quest'altro mio lato Sedia. Due sedie apparentemente simili ma molto diverse. Allora, sono tutti oggetti che appartenevano alla collezione di Ettore Fico e alla sua vita, quindi erano proprio oggetti che arredavano la sua casa. Su una c'è il giornale spiegazzato con le spighe di grano e il girasole, sull'altra c'è soltanto il giornale spiegazzato. Questo proprio per far capire che la quotidianità era presente nella vita del maestro, quindi in effetti ritraeva gli oggetti come se fossero quasi dei personaggi animati della sua casa. E per questo che la sedia rossa è presente in tantissime opere, quindi abbiamo voluto mettere una, e anche l'altra sedia esiste e l'abbiamo voluta mettere come testimonianza proprio di questi luoghi che erano fondamentalmente Castiglione e il suo giardino. Ecco, sono due opere con che tecniche e materiali sono state fatte? Sono degli oli su tela. Oli su tela. Passiamo all'ultima opera. Un tema molto amato dal maestro è la natura. E possiamo vedere in tutte le versioni di colore, dal blu al verde e al rosso. E siamo intorno agli anni 90. Sì, anche se poi in effetti Ettore Fico ha utilizzato temi e colori in tutta la sua vita, ricorrevano in vari anni, in vari periodi. Qui siamo nella parete dedicata al rosso perché la Vite Vergine era uno dei temi preferiti proprio del maestro e ritraeva sempre la Vite Vergine di Castiglione e del suo giardino. Alcuni particolari si possono veramente ritrovare, la balaustra, la finestra, proprio erano tipici del giardino di Ettore Fico e anche in particolar modo questo dipinto dove c'è l'ingresso della porta. Io direttore la ringrazio per essere stato nostro ospite, da Donne in Gambe è tutto.